Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit. Approfondiamo alcune parole del Vangelo della domenica domani, domenica di Pentecoste. Ecco, prendiamo in esame questo versetto. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Analizziamo le parole Paraclito e verità. Lo Spirito è chiamato Paraclito, colui che sta accanto, che sta vicino, che svolgerà la funzione di difesa quando questi sarà in pericolo e avrà bisogno di aiuto. Ecco, si invocherà appunto lo Spirito Paracaleo, che significa appunto mandare a chiamare, invocare aiuto e protezione. Nel corrispettivo ebraico, ecco, possiamo avere questo termine, che è il termine di difensore, magen, che significa appunto anche scudo e protezione. Ci ricorda che all'interno di questo termine abbiamo il termine gan, che significa giardino, e ci ricorda il Gan Eden custodito dai cherubini. Cherubini facevano da angeli difensori, di custodi, questo giardino. Mem è appunto la vita, la provenienza, appunto, e indica un luogo dello spirito, il giardino. Il giardino è il luogo dello spirito per eccellenza, dove vogliamo essere custoditi. Infatti lo Spirito Santo è colui che ci insegnerà la nostra realtà di essere figli di Dio, figli che vivono la libertà appunto di essere figli del Padre, difendendoci e proteggendoci dal maligno. Lo Spirito sarà come questo grande difensore che ci custodirà nel giardino dove vive il Padre, dove vive appunto Dio, la presenza di Dio, e ci fa essere figli, e che quindi tutto ciò che ci impedisce la nostra comunione con Dio, lo Spirito avrà questo compito di farci entrare in questa comunione con Dio e allontanare da noi tutto ciò che appunto ci impedisce, ci ostacola nel cammino verso la comunione con Dio e con i fratelli. L'altro termine che vediamo è verità. Infatti in questo Vangelo tre volte compare il termine verità, che appunto in ebraico è emet, mentre in greco è aletheia, che letteralmente significa svelare qualcosa di nascosto. Nel linguaggio dell'Antico Testamento emet, la verità, è molto meno ideologica e più esistenziale. Essa indica la fedeltà, l'amore di Dio, e indica il Dio della verità, che è un Dio fedele, ossia dalla Emet del Primo Testamento, il Dio è fedele al suo patto e al suo popolo. In ebraico abbiamo queste lettere, ecco, vediamo che le prime due lettere, M, è la parola madre, da cui anche deriva la parola Emunah, che è fede. Aleph e Mem indica dunque la maternità, maternità spirituale, che hanno bisogno, che ognuno di noi ha bisogno di questa maternità spirituale per generare quel figlio interiore fino al suo compimento, Tav, fino al suo completamento, per essere il figlio di Dio in noi. Quello che lo Spirito Santo ci farà capire dunque è il traguardo, il compimento della storia, la piena rivelazione di ciò che noi saremo. Ci spinge dunque verso il futuro, ecco perché ci annuncerà le cose future. Questo perché il compimento della storia non è altro che il Cristo risorto, appunto, centro di tutta la storia. Concludiamo con la preghiera colletta. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,
Diffondisi nei confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che ho operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Amen. Shalom a tutti.